more than just a read-through. Bentornati a questa seconda parte di Instant Book, idee e scritture per il futuro, con Donato Paternoster, attore di teatro soprattutto, ma anche di TV e di cinema. Allora, Di cinema. Donato, dicevamo, Sì. hai fatto lo sbirro nelle fiction, Sì. quindi diciamo, il pubblico ti riconoscerà per questo, attore pugliese, anzi a metà tra la Puglia e la Lucania, tu nasci quel territorio strano, antropologicamente strano, antropomorficamente strano, che la... Infatti qualcuno ancora spera in un Sì, che cambiamento di provincia, vabbè, ma questa è un'altra ha tutta storia. una sua geomorfologia Sì. particolare, che è la Murgia, che però è un territorio che ha fornito dei talenti Sì, giovani. Siete bravi sulla Murgia. Sì, tantissimi, siamo bravi sulla siete Murgia. bravi, sì, perché No, studiate. sì, devo dire, attori, anche musicisti, Francesco Sossu, che pittori. abbiamo avuto qui ospite, Francesco lo Sossu, sì, salutiamo. Domani avremo Natascia Battista. Sì, vi conoscete tutti. ci conosciamo tutti, Sì, tra l'altro così abbiamo. come l'editore Il Grillo, che è sempre di Sì, Gravina. sì, sì. Ma poi la cosa bella è che con gli altri artisti di Gravina nasce sempre questa collaborazione bellissima. Non guerreggiate tra voi. Siete No, almeno noi no, siamo molto bene, differenti sì. dai Perché? baresi. Il barese forse perché ha a disposizione un mercato potenziale più vasto, cioè non è obbligato a Dici nel spostarsi. piccolo Il centro ci si piccolo muove più centro ti obbliga bene? in qualche misura a emigrare e se emigri in gruppo, meglio con un'idea collettiva, è meglio perché puoi insistere di più sul mercato. Il barese che invece ha un mercato, ancorché piccolo, sotto casa, compete con il vicino. Quindi è più difficile per noi baresi fare gruppo, condividere delle idee, spesso gli scazzi portano a delle delusioni lancinanti, quindi all'impossibilità di proseguire delle collaborazioni che potrebbero dare di più al panorama culturale regionale Regionale anche, e non soltanto. sì. Sì, infatti. Donato, tu mi hai parlato qualche tempo fa, io vorrei che tu dicessi al pubblico non soltanto delle difficoltà di andare a teatro, ma anche della difficoltà di far comprendere al pubblico alcune cose, cioè che non esiste soltanto il teatro di Edoardo. Sono le stesse Sì, difficoltà che incontra chi vuol fare TV come questa, per esempio, che è completamente fuori mercato. Sì, vabbè, io penso che cioè, il fatto di lavorare solo per una fetta di persone, ma in tutti i campi, Sì. penso che sia un problema che ci sia sempre stato, in qualche modo. Ma arrivare a tutti è È difficilissimo, difficile. cioè, a meno che sia un prodotto così grande, così Così ampio, così esplosivo. esplosivo. E lì hai la possibilità di arrivare al grande pubblico, a tutti quanti. E poi voglio dire, anche il teatro di Edoardo ha la sua importanza, e tanti attori, tante compagnie, No, tanta gente figuriamoci, si io non forma di volevo lì. togliere Però nulla io, all'immensità sì, no, però di infatti sono Edoardo. d'accordo con te col fatto che, soprattutto in questo periodo, e io anche per questo motivo ho deciso di allargare le mie vedute sul teatro civile, sul Sì. teatro di E narrazione, perché abbiamo bisogno di sul nuovo tornare teatro di e sul narrazione, nuovo perché c'è un teatro, il teatro ritorno alla inedito. parola. Sì, abbiamo bisogno di ritornare alla pura e semplice orazione, al Sì. racconto, alla condivisione col pubblico Sì. anche di un Sì. C'è anche problema. un lirismo, ecco, stiamo vedendo ancora pezzi del tuo spettacolo, Ifigenia Sì, e in Orem. infatti per quanto riguarda questo spettacolo è un testo. Stiamo anche Un sentendo. problema sul lavoro. Quattro di noi dovevano andare via. Tre dei quali, sinceramente, sia io che gli altri miei colleghi avevamo già un'idea abbastanza chiara di chi potevano essere. Ma quell'ultimo posto, quello, era un problema. Una cosa del genere, uno sconvolgimento sul lavoro, ti fa perdere la testa! Tema attuale. Sì. Non è andata esattamente così.
Ricevetti la telefonata un attimo prima che Deb uscisse per andare al supermarket. Ero io. Ero io che avrei fatto parte dei quattro. La piccola Erma, dico, l'ho sentita piangere nella stanza da letto, l'ho sentita. L'ho sentita. Però, guardi, quando io mi avvicinai alla stanza, lei era già sotto le coperte che si agitava per venirne fuori. Beh, davanti a quella scena, razionalmente, per appena mezzo secondo, ho capito cos'era. Un'opportunità. E non l'avrei sprecata. Intenso. Sì. Molto. E anche... Ecco, ritornando al discorso che facevamo prima, la Butte, l'autore di questo testo, immagina questo personaggio, lo colloca in una comunità di mormoni, sì. E, quale perde il lavoro e quindi decide di commettere un omicidio e quindi in preda al panico, no? E quindi lui con questo, come anch'io scrivevo nella presentazione dello spettacolo, lui non ha voluto fare altro che raccontare appunto un'epoca di squilibri che abbiamo. Cioè, per lui è una storia che nasce e cresce ad Orem, che è una cittadina americana, ma per noi potrebbe essere Cogne, potrebbe essere Garlasco, potrebbe essere qualsiasi. Potrebbe essere anche a Vetrana. Potrebbe essere anche a Vetrana. Quindi cosa porta un essere umano all'indomani di una brutta notizia o di una qualsiasi altra situazione a commettere un omicidio addirittura e a rompere il suo equilibrio quotidiano, che magari fino a romperlo prima... ulteriormente. Sì. Come se avesse voluto vendicarsi sui fatti e sul fato che avevano già in qualche misura incrinato e fratturato quell'equilibrio, sì. Con un intervento attivo. Sì, suo. Perché, come dicevo, si cerca sempre un'opportunità e noi quotidianamente ne abbiamo bisogno. Assolutamente. E lui l'ha trovata in questo modo. E a teatro l'omicidio, come nel cinema, è sempre un'ottima opportunità per cominciare un racconto, per chiuderlo. Sì, anche se... anche se la chiave interessante di questo testo, e mi ha colpito tanto, è il modo di raccontare. Cioè, questo... intanto lui fa raccontare questa storia ad un interlocutore immaginario che incontra in una hall d'albergo, quindi c'è anche questo gioco di teatro nel teatro con il pubblico, no? E quindi decide di confessarsi a questo personaggio che incontra, ma di raccontare questa storia in una maniera stranissima. Cioè, parla di film, poi passa ad un altro discorso, cioè quello che poi noi facciamo naturalmente alla fine, però sì, che spesso non si vede quotidiano. In teatro. Sì, non lo vedi, quindi, e non lo senti. Sì. Nelle scritture teatrali italiane la vedi pochissimo, questa cosa qui. Sì, la vedi che... pochissimo. Infatti, e quindi portare in scena il linguaggio parlato e di raccontare e coinvolgere invece il pubblico un quotidiano anomalo, quale può essere appunto una frattura, la frattura di un equilibrio determinata da un omicidio, sì. Una frattura drammatica, sì. Tragica. Donato, che cosa stai preparando? Se stai preparando qualcosa? In questo periodo, a parte la promozione di Ifigenia in Orem, sto lavorando più che altro sul cinema. Corti soprattutto, e sono facilmente realizzabili.
E adesso a breve ne uscirà uno, ne è uscito un vecchio corto di Natascia Battista, di Singer, sì. E ne uscirà un altro con Donatella Altieri, Non crede a mirarti, e a breve ne gireremo un altro, e quindi in questo periodo... Un periodo intenso. Un periodo intenso. Forse ci sarebbe anche un nuovo lavoro, un nuovo teatrale, lavoro per il teatro, ma magari ne parleremo quando sarà. Quando sarà. Quando sarà. La difficoltà di raggiungere i teatri. Sì. Tu ti autoproduci. Non sempre. In alcuni casi sì. In alcuni casi sì. E comunque sì, sei anche regista di te stesso. E sono a volte anche regista di me stesso. Allora, la difficoltà di arrivare a promuovere uno spettacolo. Ecco, la difficoltà sta proprio nell'organizzare il tutto. E quindi pensare a tutto quanto, a parte la regia, ma anche la semplice stampa del volantino promozionale, la comunicazione. Al rapporto con i tuoi collaboratori o con chi ti ospita, con i teatri, con enti, produzioni e la distribuzione stessa che viene subito dopo. Che e quindi questa è la difficoltà, è la difficoltà maggiore. Dei, poi alla fine quando si sale sul palco è un divertimento per noi. Sì, dimentichi tutto. Donato, chiudiamo qui questa puntata con te di Instant Book, ringraziandoti ovviamente. Grazie Donato a voi. Paternoster, Ifigenia in Orem, attore pugliese ma ormai diciamo nazionale. Nazionale. Ti vedremo sulle fiction, nei corti, a teatro, e ti vogliamo nuovamente ospite qui. Grazie. Alla prossima di Instant Book. Arrivederci. This life is more than just a read-through.